lavoro c'è sicuramente, sotto gli occhi diciamo tutti, sono oltre 100.000 famiglie che vivono in un qualche modo grazie al diciamo, gioco legale. E che pare che non conti più nulla, perché ci siamo sentiti dire che sono posti che si possono perdere. Ma veramente? Sì, sì. In funzione di una creazione di nuovi comparti occupazionali che sinceramente noi non vediamo in questo momento storico italiano. Testo e musica del Movimento 5 Stelle. La cosa che lascia un po' basiti è che dalla bocca da cui escono queste parole non è, nella sua storia privata e personale non c'è mai stata la diciamo, creazione di un solo posto di lavoro. E questo mi lascia a diciamo, pensare e ahimè non riesco nemmeno a diciamo, no, sorridere, perché chi vi parla circa 18 anni fa ha creato 450 nuovi posti di lavoro, sa che cosa vuol dire creare 450 nuovi posti di lavoro. Sono circa 2.000 CUD nell'arco di un anno, perché c'è un turnover pazzesco. E quindi noi ci troviamo in questa condizione, quindi compressi da una tassazione che non ci permette di poter stare nelle norme, nel contratto nazionale lavoro, perché l'imprenditore, quello che è difficile fare, no, passare, le 100.000 partite IVA che operano in questo mondo sono tantissime a conduzione familiare, i quali se va bene hanno 1/2 dipendenti, se non hanno più marginalità, dove vanno a cercare di far margine? Sul loro dipendente. Si incominciano a pagare meno ore, si pagano un po' in nero e alla fine paghiamo tutti un qualche cosa che è la irregolarità o ancor peggio la illegalità. Se voi prendete quello che è la incidenza del costo lavoro nelle diverse aziende italiane sul nostro territorio nazionale, trovate dei dati completamente diversi, come se fossimo nazioni diverse. Ma perché questo? Perché non c'è più la possibilità di fare impresa. Cioè noi oggi non possiamo più andare in banca perché non abbiamo più accesso al credito, perché facciamo gioco d'azzardo. In verità noi siamo concessionari di uno Stato che grazie ad una norma ha creato un comparto di gioco legale che è presidio dello Stato. I nostri dipendenti non possono avere mutui. Addirittura a certi hanno bloccato il bancomat perché facevano prelevamenti all'interno delle nostre sale prima di andare fuori. Siamo a questi insomma no, livelli. Lei capisce che è difficile creare valore occupazionale o comunque parlare di valore occupazionale quando hai perso completamente dignità e attenzione, perché dottor Porro, noi abbiamo perso il valore delle nostre aziende. Cioè il moltiplicatore in cui oggi queste vengono vendute, se 7-8 anni fa si parlava di 8-9 volte, oggi siamo a malapena a 4. Il che vuol dire che quello che abbiamo in mano da poter lasciare ai nostri figli è zero. Ed è un dato emblematico per chi da 40-50 anni fa un'attività legale sul territorio. L'Emilia è un caso, secondo me, emblematico di follia, perché come stavamo dicendo prima, un'intera costa per penso 70, 80, 100 anni ha vissuto di sale da giochi in cui famiglie e bambini si sono sempre divertiti, oggi questi sono luoghi di malattia, perdizione e chi più ne ha più ne metta. Io ho avuto modo di andare a parlare al consiglio regionale e ho parlato dei valori occupazionali che vengono meno. Non hanno nessun tipo di valore. Perché? Perché il politico, non me ne voglia, ma in primis ritiene di muoversi per cercare di avere un consenso, e qua secondo me è l'appello che bisogna fare al nostro mondo, bisogna fare il quadrato di cercare di fare capire il nostro valore a livello di consenso, perché chi si presenta alle porte di questi politici sono soggetti che sono lobbisti, perché bisogna cominciare a chiamarli con il loro nome, dottore, perché nelle finanziarie che abbiamo visto negli ultimi 5 anni è vero che hanno alzato il preu, ma hanno dato anche 100 milioni a un terzo settore che aveva bisogno di risorse
e le ha trovate grazie all'azione dei suoi parlamentari. La Paola Binetti è una lobbista per il terzo settore, bisogna chiamarla con il suo nome. E quindi c'è un interesse, quindi coloro i quali oggi dicono abbiamo dei malati sono gli stessi che poi, grazie a questo appello, riescono a trovare risorse. E quindi sarebbe interessante capire se è corretto che l'industria del gioco non possa partecipare quando si parla di gioco d'azzardo, ma chi lancia l'appello poi dopo ne trae anche un beneficio ed è colui il quale lancia l'allarme e poi incassa. E guardi che se lei va e dice rappresento l'industria del diciamo, gioco, viene visto con un occhio, che se lei dice invece rappresento i tabaccai, è completamente diverso. Sì. E il tabaccaio vende prodotto da monopolio esattamente quanto noi. Semmai poi anche sigarette. Ma perché? Perché tutti sanno che il tabaccaio ha un valore di consenso enorme e radicato sul territorio, che è lo stesso nostro, ma che non sappiamo fare. È vero, è un buon esempio. È vero.